Buongiorno, 10 e 33 minuti primi di questo martedì mattina molto caldo, con una serie di notizie che ci hanno svegliati già dalle prime luci dell'alba in questa mattinata afosissima. Ma incominciamo con le notizie della politica che ci giungono da Casamicciola e andiamo con le immagini di questa mattina intorno alle 9, quando due consiglieri comunali, ex consiglieri comunali, si sono recati presso il protocollo del comune per poter depositare le firme che sono state sottoscritte nella giornata di ieri presso il notaio, 7 firme di 7 consiglieri comunali che vanno a decretare automaticamente lo scioglimento del consiglio comunale di Casamicciola e la caduta, come si dice in gergo, del sindaco della cittadina termale Giovan Battista Castagna e della sua amministrazione comunale. Vedete intanto la Cimino e Ignazio Barbieri che si dirigono presso il Palazzo Municipale per depositare le firme. Intanto 7, dicevamo, le firme, 3 di ex consiglieri di minoranza e 4, ben 4 le firme di consiglieri di maggioranza. I 3 della minoranza sono, oltre a Loredana Cimino ed Ignazio Barbieri, Arnaldo Ferrandino. I 4 di maggioranza sono il presidente del Consiglio Comunale Nunzia Piro, il consigliere comunale Angela Diorio, l'ex assessore al turismo Nuccia Carotenuto e il consigliere comunale Giovanni Barile. Noterete che sono 4, ripeto, di maggioranza e 3 dell'opposizione. Noterete che non c'è la firma dell'altro consigliere di minoranza, l'architetto Luigi Mennella. Ecco che i due stanno salendo poco dopo le 9, ecco, le scale del municipio, l'ingresso presso l'ufficio del protocollo che è aperto intorno alle 9:20. In questo momento il plico con le firme autenticate dal notaio ieri viene consegnato ufficialmente all'ufficiale del protocollo. Subito dopo è scattata l'operazione, è stata notiziata il segretario comunale che è giunta di lì a qualche minuto e a prendere visione di quanto stava accadendo. Il segretario comunale per legge ne ha dato notizia al prefetto di Napoli Palumba, che nei prossimi minuti dovrà nominare il commissario prefettizio che dovrà reggere le sorti del comune della cittadina termale per i prossimi mesi, verosimilmente, probabilmente per un lungo periodo che potrebbe essere anche di 9 mesi, atteso che da qualche anno il Consiglio dei Ministri sta puntando a concentrare l'Election Day in un'unica occasione a fine primavera, nei mesi di maggio e giugno. È diverso tempo infatti che non ci sono altre sessioni elettorali amministrative anche intermedie nel corso dei mesi autunnali, invernali, come ottobre o novembre, ma vedremo di qui a qualche settimana che cosa potrà accadere ufficialmente. Intanto, lo dicevamo, attendiamo la nomina del commissario prefettizio che il prefetto Palumba dovrà nominare. Poi successivamente la prassi vuole che sia il Presidente della Repubblica che decreti il definitivo scioglimento del Consiglio Comunale di Casamicciola con la pubblicazione dell'atto sulla Gazzetta Ufficiale. Quindi il commissario prefettizio diverrà commissario straordinario. Comunque, diciamo, prammatica a parte, torniamo all'antefatto. Si è arrivati a questa decisione dopo tante settimane, tanti mesi in cui era stata paventata l'ipotesi, c'era malumore, i consiglieri, soprattutto Ignazio Barbieri, lasciava intravedere da un momento all'altro la raccolta delle firme, ma c'era sempre chi nicchiava, c'era sempre un qualche consigliere, soprattutto di maggioranza, che non decideva definitivamente di porre la firma. Oggi avete visto che c'è stato invece un consigliere di opposizione che non ha firmato, dicevamo, Luigi Mennella, mentre sono ben 4 la maggioranza, 4 consiglieri dell'ex maggioranza ad aver firmato la sfiducia al sindaco Castagna. Ascoltiamoci le dichiarazioni che ci hanno reso Ignazio Barbieri e Loredana Cimino appena scesi la scala dopo aver depositato il fardello, e quindi da ex ormai consiglieri comunali. E ascolterete nelle dichiarazioni veementi, come sempre, come il suo solito, di Ignazio Barbieri, addirittura l'anticipazione di quello che sarà il loro prossimo candidato alla carica di sindaco di Casamicciola, ed è un ritorno, ascoltiamoli. Dunque, ufficiale, 9:20 di questa mattina, protocollate le 7 firme di 7 consiglieri comunali, la sfiducia al sindaco, le dimissioni quindi al commissario prefettizio a Casamicciola. Partiamo con Ignazio Barbieri. Ignazio, la storia era lunga, ne abbiamo parlato più volte, siete stati là là per tante e tante volte, però solo oggi ci siete riusciti. Che cosa è successo nel frattempo? Va bene Amedeo, il problema è che non è così, si è lavorato sotto traccia giorno per giorno con gli amici
che volevano condividere un progetto diverso. Io credo che oggi, più che parlare di sfiducia al sindaco, è il fallimento politico e amministrativo di Giovan Battista Castagna, perché se avete notato bene hanno firmato 4 della maggioranza e 3 della minoranza. Questo certifica il fallimento politico del trio che gestiva il potere a Casamicciola, Castagna, Senese e Silvitelli. Oggi 4 amici che hanno sfiduciato Castagna, colgo l'occasione attraverso la vostra televisione di salutarli, a Nunzia Piro, Di Orio, Barile e Caro Tenuto, va dato solo atto del coraggio, del cambiamento che c'è in essere nella nostra cittadina termale. Noi a breve con tutti gli amici presenteremo Giosi Ferrandino, candidato sindaco. Credo che lo presentiamo con 3 anni di ritardo, perché hanno denigrato il nome della dottoressa Cimino di Barbieri Ignazio nell'ultima tornata elettorale, dicendo che noi avevamo sbagliato perché dovevamo condividere con Giovan Battista altri 5 anni. Alla luce dei fatti oggi avevamo ragione noi, non si poteva andare più avanti, non si può andare avanti con un sindaco che fa finta di ascoltare a tutti, non ascolta nessuno, e soprattutto non si può più tollerare la prepotenza e l'arroganza politica e amministrativa di Silvitelli. Oggi queste persone che hanno sfiduciato questo sindaco e questa amministrazione si arrogano il diritto di essere protagonisti sulla scena politica locale, ma soprattutto perché hanno avuto il coraggio del cambiamento che tutti vogliono, ma nessuno a volte ha il coraggio di farlo per quella poca fettina di potere che hanno nelle loro mani. Io e Loredana Cimino eravamo i ministri di quell'amministrazione, eravamo parte integrante di un progetto che ha visto dalla prima genitura la candidatura di Giovan Battista Castagna. Giovan Battista Castagna non si deve lamentare delle 7 firme, lui nasce sindaco su una sfiducia a un altro sindaco, quindi non si andasse a lamentare delle 7 firme che stanno raccolte al suo capo, casomai facesse a mente colpa di quello che ha gestito e come l'ha gestito, per non parlare del tema della ricostruzione che sicuramente ci verrà protagonisti nella futura campagna elettorale, un paese che sta morendo letteralmente sotto il profilo commerciale, turistico, un caos totale, hanno messo in essere politiche di assumificio totale, senza guardare niente e nulla. Oggi raccolgono quello che hanno seminato, tanto odio, tanto rancore, ma soprattutto 4 amici della maggioranza che appoggiano in maniera incondizionata la candidatura di Giosi Ferrandino. Questo è il fallimento di questa amministrazione, è per la prima volta che sfiducia un sindaco con tanta forza, con tanto coraggio, perché lo merita in tutto quello che ha fatto in questi 3 anni, facendo prevaricazioni su tutti i cittadini di Casamicciola Terme senza avere manco il buon senso di dire sono il sindaco di tutti. Oggi è il percorso che finisce con la sfiducia, ma credetemi, dietro c'è un lavoro enorme. Io vorrei ringraziare prima di tutto i 4 amici della maggioranza, colgo l'occasione per salutarli e ringraziarli ovviamente, perché senza il loro appoggio non si poteva arrivare a conclusione. Ringrazio Arnaldo Ferrandino per aver dato la possibilità al paese di avere una minoranza. Senza quella scelta di Arnaldo oggi non saremo qui. Quindi lo ringrazio e ringrazio Loredana, l'unica amica che mi è rimasta vicino fino alla fine, credendo in me e soprattutto sapendo che il film si doveva vedere in 2 tempi. Oggi ce lo stiamo vedendo, vanno a casa e la nostra dignità la riprendiamo, e soprattutto i casamicciolesi devono essere orgogliosi. Non ci siamo venduti per niente. Abbiamo messo la barra dritta, tutti uniti, coraggiosi, e mandiamola a casa. Questa è la politica, la buona politica. E cosa vogliamo aggiungere, Loredana, rispetto a tutte queste considerazioni e a quanto citava oggi Ignazio di quanto lavoro c'è stato prima di arrivare alla raccolta delle firme necessarie per arrivare a questo epilogo preannunciato più volte? È vero, noi più volte l'abbiamo preannunciato, però in realtà i tempi non erano ancora maturi per i consiglieri di maggioranza che hanno messo la firma. Poi finalmente i tempi sono arrivati, sono maturati e hanno insieme a noi deciso di far uscire Casamicciola da questo vicolo cieco, perché in realtà noi siamo finiti in un vicolo cieco dove non si ricostruisce, le strade sono in continua manutenzione soprattutto in un periodo estivo, e per non parlare del porto come gestito, per non parlare di tante altre problematiche. Finalmente loro piano piano, anche forse grazie a noi che siamo stati lì a sottolineare tutte le volte le problematiche, ci sono arrivati. Noi in realtà
realtà potevamo anche aprire un'altra strada, come molti cittadini ci consigliavano, quella della denuncia. Però se avessimo denunciato, poi avrebbero trovato la scusa che a causa delle nostre denunce non erano riuscite a fare questo e quello. Noi siamo stati buoni lì, nell'angolo, solo a mettere il faro sulle problematiche del paese, per cercare di sperare che qualcuno se ne rendesse conto, come poi realmente è accaduto. Quindi diciamo che il nostro silenzio oggi si può dire è stato oro. Quindi questo mi sento di aggiungere. Siamo felici, contenti di aver liberato il paese che oggi era costretto a portare le pratiche edilizie in determinati studi, era costretto ogni volta a telefonare per avere una raccomandazione anche per un proprio diritto. Questa cosa non poteva andare avanti. Per fortuna siamo riusciti a liberarci di questa amministrazione che secondo me ha orato molto molto male. E dunque nelle prossime ore la nomina del commissario prefettizio da parte del prefetto Palomba, non appena notiziato da parte del segretario comunale della firma e delle dimissioni di 7 consiglieri comunali, a maggioranza più uno, comprendenti nel civico consesso di Casamicciola. E quindi sono attese anche in queste ore le dichiarazioni di risposta, le reazioni del sindaco, dell'ex sindaco Giovan Battista Castagna, che vi rendiconteremo appena possibile durante l'arco di questa giornata. Avremo sempre aperto una finestra anche per tenervi immediatamente informati su quelle che sono tutte le posizioni di tutti gli attori in caso. Prima di chiudere questa edizione flash, diciamo all'inizio, siamo stati risvegliati oggi da due notizie, l'altra tragica, quella dell'incidente mortale di Ischia che è avvenuto questa mattina intorno alle 6.30, mentre la giovane Cassandra Mele, mentre percorreva in bici via Giovan Battista Vico, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un'auto che veniva dal senso di marcia opposto. Alla guida dell'auto c'era una ragazza 26enne del posto. La 37enne Cassandra Mele, caporal maggiore dell'esercito italiano, è deceduta sul colpo. Intanto è al vaglio la posizione dell'autista. Indagano i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ischia e della locale stazione ischitana. E per quanto riguarda invece un altro aggiornamento sull'incidente a mare di ieri pomeriggio ai Maronti, al largo delle Fumarole, zona più o meno porto di Sant'Angelo, c'è un comunicato ufficiale dell'ufficio circondariale marittimo di Ischia che recita che proprio ieri è avvenuto questo incidente dove è stato coinvolto, dice, un natante da diporto, un gommone con a bordo 4 giovani diportisti. Una di essi, la ragazza 19enne di cui sopra, ha riportato delle ferite a causa del contatto con le eliche dello stesso natante. Dicevamo ieri già nella cronaca e nei notiziari, si tratta di ferite abbastanza gravi e consistenti all'orecchio sinistro e al braccio sinistro. La ragazza è stata soccorsa prontamente, trasportata presso l'ospedale Rizzoli d'Acquamena e poi successivamente all'ospedale del Mare, dove lì insomma hanno poi provato ad operarla per tentare di recuperare l'utilizzo del braccio. Non abbiamo altre notizie dal punto di vista sanitario, mentre sono in corso anche in questo caso le attività da parte degli uomini dell'ufficio circondariale marittimo per ricostruire la dinamica anche di questo incidente. Bene, chiudiamo qui questa edizione flash del nostro telegiornale, particolarmente incentrata sui fatti di politica relativi al comune di Casamicciola, che dalle 9.20 di stamattina si ritrova senza sindaco, senza amministrazione, senza consiglio comunale per la firma apposta da 7 consiglieri alla sfiducia al sindaco per le loro dimissioni. Vedremo nel corso di questa giornata cos'altro si arricchirà. Intanto l'appuntamento è come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.